Benvenuti a Master and Servant. Io sono Hall e stiamo giocando con Britannia in questo Succession Game che è partito quando ancora eravamo Mercia e è diventato qualcosa di diverso. Siamo andati avanti, siamo ormai parecchio avanti nella dinastia, direi. Vediamo un po' l'albero, se riusciamo a capire. Come eravamo messi? Lando a Fliggin, questa qui. No, siamo molto 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 più indietro, quindi siamo ormai persi nel tempo. Il nostro precedente re, Sticazzi, è morto all'età di 66 anni, quindi ha vissuto anche parecchio. Se non ricordo male, non aveva il pene e altre cose simpatiche che hanno un po' tagliato le possibilità di avere dei fratelli e altre dinastie. Però ha fatto delle cose, sarà ricordato per delle cose, principalmente sarà ricordato per un'inutile crociata che ha perso, ma ha perso perché non aveva supporto dai suoi alleati, tranne il Papa che comunque conta meno di un cazzo di niente, la Francia e la Bulgaria non sono scese mai in guerra, altrimenti avremmo potuto vincere qualcosa e ottenere dei territori qua. Comunque non è successo. Ha fatto anche qualcos'altro, cioè ha iniziato la guerra contro la Francia in un momento di difficoltà dei pori francesi. Come vedete, infatti, i francesi sono qui divisi in due parti, una parte di ribellione che stiamo attaccando in questo momento, ed è il nostro re è morto in guerra, il precedente re è morto in guerra, e gli altri francesi che abbiamo appena attaccato e non abbiamo ottenuto granché. No, in realtà qualcosa. Ah no, è vero, la guerra è finita perché si sono convertiti, quindi erano ebrei e si sono convertiti e hanno portato a termine la guerra senza un netto vincitore e quindi senza darci territori, essenzialmente. Chi siamo? Siamo l'imperatore Harold di Britannia, che ha già 36 anni. Sta comandando le truppe a Brugge, quindi potrebbe morire, ma noi ce ne sbattiamo perché se moriamo nel primo episodio, come ben sapete, possiamo fare un'altra partita con un erede citrullo, ma è troppo giovane. È sposato con qualcuno di strana, qui, tipo l'uomo ragno. Abbiamo già un erede e abbiamo 22.069, cioè 22.690 truppe pronte all'impegno. 12.000 delle quali sono qui in guerra contro la Francia che ha solo 7.900 truppe, quindi quasi tutte sono qui e adesso li squagliamo. E gli altri 8.000 non so, non ricordo dove sono. Qua, sono qua, eccoli qua. Britannia, stanno andando a Parigi. Siamo a una guerra 82%, quindi questa la dovremmo vincere, mi auguro. E poi il nostro obiettivo sarà quello di procedere in questa direzione, cioè terminare i territori francesi, anzi i nostri territori nelle mani dei francesi e portarceli a casa e potenzialmente o possibilmente spezzare a metà la Francia. Già qui stiamo iniziando a fare un lavorino, quindi magari questi territori potrebbero essere obiettivi nostri e arrivare fino alla Pomerania. Ultima nota di colore, prima di chiudere, abbiamo dei patti difensivi contro e sono il Papa, la Pannonia e qualcos'altro qui. Sì, Bizerte, quindi Tunisi, che non so sotto chi è, dopo andiamo a vedere. Poi qui abbiamo chi? Benigliani, vabbè, ok, tanta gente di cui ce ne frega poco. Invece il Caiseria, quindi qua c'è l'Armenia, eccetera, la Pannonia. Weimar e Roma, il Papa, sono contro di noi, sono in un patto difensivo potenzialmente contro di noi, ma bando alle ciance, chiudiamo la guerra, anzi tentiamo di chiudere la guerra. Ah, guardiamo solo i rischi di rivolta perché sono una cosa potenzialmente preoccupante, quindi abbiamo un grosso rischio di rivolta qui e qualcosa da queste parti. Vabbè, gliela facciamo. Ok, the Jure Empire. Dai, terminiamo sta guerra. Togliamo la. No, prima di togliere la pausa, signori, dimenticavo che ho perso qualcuno del consiglio. Quindi abbiamo perso un cappellaio di corte, ma il cappellaio matto qua. E
e il cancelliere. Il cancelliere. Vediamo un po' chi abbiamo sotto il culo. Vabbè, questo qui, il duca di Northumbria, è incazzatissimo con noi, anche se non ci odia. Quindi lo mettiamo subito. Così ci porta un 18 di skill, che non è male per niente. E poi ci prendiamo qualcuno, vabbè, di papabile, quindi il Bishop di Sant'Elban. Bene, allora lo mettiamo a fare Statecraft, perché questo ci diminuisce il tasso di threatening che abbiamo, e in questo momento siamo altini, è per questo che abbiamo i patti difensivi contro. E abbiamo dei claim che spingeremo più avanti, nuove decisioni. Quindi fisico di coorte, assolutamente sì. Chiudere, non direi di non chiudere i cancelli, quindi va bene. Benissimo. A soldi siamo messi benino. Prestigio ottimamente. Piety male. E le altre statistiche, tutto ok per il momento. Ok, potremmo cosa fare? Focus della corona Warwick, perché? Va bene, sì. Consiglio e discontento, non è vero, non credo sia vero. Questo. Maledetto, schifoso. E un carattere ci deve. Un carattere, un personaggio ci deve un favore. Va bene, perfetto. Allora, guerra, guerra, guerra. Le truppe francesi sono qui e qua. Allora, qua cerchiamo di chiudere. Siamo già stressati. Benissimo, abbiamo vinto intanto qua. Chi è questo? Sì. Bruciamo, iniziamo subito la tradizione che fu anche di nostro padre, ossia di fare i barbecue. Ok, è arrivato un tizio che si chiama Zino Zini e sarà il nostro maledetto fisico di corte, molto probabilmente. Portiamo avanti questo assedio. Questi che sono Weimar, Wolfenmar. Vabbè, chi se ne? Francesi rivolta, dovremmo andare a spaccare questi qua. Eh sì. È da fare. Assolutamente. Dopo. Tanto prendiamo il territorio, qua i francesi stanno scappando e vanno contro i nostri harems. Ok, non abbiamo più un patto difensivo. Questo mi piace. Maledetto, chi so? Chi è sto qua? Che io ti odio. Dove sei? Ah, ma è un francesaccio? Sì, francesaccio. Qui. Abbiamo una guerra in corso. Magari lo splittiamo se riusciamo. Non in half, ma facciamo una nuova unità. Boh, andiamo. Qualche migliaia di persone. 4.000. A chiudere la faccenda se ci arriviamo. Perché rischiamo di perdere. Defeat. Allora, no, la manteniamo qua e li andiamo a prendere dopo. Benissimo, voi tornate qua. Ci riuniamo. Siamo al 99% in ogni caso, quindi direi anche di accelerare la situazione. Benissimo. Questo è caduto. Direi di andare a spaccare le truppe francesi. E con questo dovremo chiudere la guerra. È successo qualcosa di brutto. Questa è finita, 100% raggiunto. Allora, benissimo, offer peace. E quindi noi ci prendiamo il nostro territorio. Benissimo. La guerra britannico-francese è terminata. Portiamo a casa i nostri uomini. Fermi tutti.
Qui si stanno giocando le contee. Allora, portiamo a casa i nostri uomini, ce la facciamo? Forse no. Ci servono le navi. Siamo valdesi. Ok, ma io non voglio essere valdese in ogni caso. Cioè, non me ne può fregare di meno di essere valdese. Qui siamo Faithful Valdesiana, ok. Mi dà diplomacy più uno, che non fa schifo, però. Noi lasciamo la society. Subito. Subito, perché i valdesi sono pericolosi. Nostro padre era scomunicato. Allora, dove sono i miei militari? Qua. Scusate. Questo è mio? Sì. Baden è roba mia? Sì, va bene. Andiamo a Baden. E poi li buttiamo giù tutte le truppe. Qua. Giù, disband, non retro... speciale truppo di disband. Perfetto. Ora possiamo disbandare tutte le truppe. Sono tutte dismesse, quindi... Ah, erano tutte lì, sì. Ok, queste sono le nostre navi. Eccole dove erano qua. Benissimo. Torniamo a casa e le spegniamo. Ok, abbiamo una rivolta paesana del popolo. Va bene. Accettabile. In Gallura, sono questi? Fermi tutti, dove sono? In Gallura. Quanti sono? 1804, sono questi qua. Gallura, ma dov'è la Gallura? Ah, qua sono queste. Mamma mia. Ah, niente. Adesso facciamo un bel rise da lì. Queste le posso disbandare, secondo me, senza perdere nulla. Ok, sono completamente giù tutto. Sì. Reutines, perfetto. Così si risparmia. Poi andiamo a... Andiamo qui. E cerchiamo di tirar su gente. Ok, tiriamo su. Dov'è? Dov'è? Qua c'è qualcuno? Va bene, qua potrebbero bastare questi 3.000, i genovesi. Direi di sì. Nè, Hermi Levis. Questi 2.000 li porto qua. Ho tirato su qualcos'altro per sbaglio, direi di sì. Ok. C'è ancora qualcos'altro? Mi sa che ho buttato giù anche quelle, o no? No. No, va bene. Combatto con 2.000 uomini. Sono pochi 2.000 però. Qui non c'è nessuno. Ok. Ma è solo 2.000? Non c'è nessuno. Qua, sono tutte qua. Per il momento non mi interessano.
Tanto spostatevi, per favore. Spero non ci siano altre truppe su, dopo le spegniamo. Ok. Ci servono navi. Anche. Direi. Esatto. Ok. Non ci stai? Ok, ship. Oddio, andiamo. Andiamo qua. Benissimo. Riprendiamo il nostro bel moralino. Gli mettiamo gente. Stressed. Continuiamo a essere stressati. Abbiamo avuto un pessimo risveglio, direi. Non ci mettiamo noi. Ingvar c'è già. Ok, tu. Vai. Benissimo, Rivaglione è sedata. Stop. Cosa succede? Bene, finita. Questo qui. Allora, è difficile diventare un buon cattolico in questi giorni, ma il mio amico mi ha veramente scioccato quando ho realizzato che non condividiamo la stessa religione. Mio amico è un eretico. Un eretico, davvero? Ma come ti permetti? Di chi sei? Tu sei il re di cosa? Sono be bello potente anche. Ortodosso. Dovrei convertirlo alla vera fede. Facciamolo. Nel frattempo, mentre facciamo quest'opera di convincimento qua, buttiamo giù tutto, le navi anche. Cos'è? È partita? Va bene, si converte. Allora, abbiamo altre armate su? No. Perché dovrei chiudere i gates? Maledizione, cosa c'è in giro? Ancora della cacca, ma non mi interessa. Allora, ci siamo. Ci siamo bene. Quindi, obiettivi di questa della prossima partita. Dovremo prendere questo territorio. Non posso dichiarare guerra perché non è indipendente, lo so. Posso dichiarare guerra a sto qua che ha 9.000 uomini. Lo posso fare? Posso fare un de jure claim sul Wessex. Mi darebbe Wessex. Questo qua mi costa 1.000 di piety. E va di piety. Non ce l'ho piety io. C'ho prestigio. 100. Ah no, 1.000 di prestigio. Va bene. Se facciamo una pace bianca. Consiglio vota di sì, quindi direi di continuare su questa strada nel prossimo episodio, perché al momento il nostro tempo è scaduto. Io vi ringrazio per avermi seguito e per tutto l'amore che state riservando a questa serie, e questo ci servirà anche per capire cosa fare in futuro, se portare altri succession game di questo tipo. E direi che la risposta può essere solamente sì. Vi invito come al solito a iscrivervi al canale, a registrarvi nella pagina Facebook, così da parlare con noi, fare commentare video e quant'altro, e a commentare sotto questo video e sotto tutti i video perché i commenti sono la cosa più importante. A prestissimo con una nuova guerra contro la Francia. Ciao!